Altro che presidente emerito, vuol restare effettivo. Sergio Mattarella non lascia, anzi raddoppia il semestralmente bianco. Presidente resistente e resiliente vuol fare il bis e cerca visibilità girando in lungo e in largo l'intero stivale. È un piacere averla qui, veramente un'onore incredibile. Grazie per aver scelto questa occasione. Presidente, ben tornato. Presidente, piacere di rivederla. Come sta? Bene. Ed erano più o meno 44 i gatti che a Pescara hanno accolto Mattarella per l'inaugurazione del Museo Imago, promosso dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Ad Armanforte, la residuale presenza felina, un cane che abbaiava. Il capo dello Stato ha poi evitato di avvicinarsi ad un uomo che lo chiamava con singolare nonchalance. Ma a far mostra di sé è stata soprattutto una donzella, compaesana secondo alcuni del senatore D'Alfonso, che a gran voce ha esortato il presidente a rimanere sul colle. Vada via dal Quirinale! Rimanga! A fare gli onori di casa, Nicola Mattoscio, il Bill Gates della locale New Economy, che ha assunto financo la guida della Brigata Maiella, accreditandosi vieppiù resistente. Il Presidente abbia una sua strategia istituzionale, onorato la gloriosa Brigata Maiella per sottolinearne l'apporto originalissimo e importante per la liberazione del Paese. Peccato che non abbia fatto in tempo ad esibire la tempra partigiana sulle pendici montuose di gesso Palena, dove sì, c'era anche lui, ma quando nacque, 5 anni dopo la fine degli eventi bellici. Ciò che fa specie è che il Mattoscio Museum esponga all'esterno della struttura, a mo' di icona ed inversione pop art, niente meno che il volto del dittatore comunista cinese Mao Zedong, che fece più di 40 milioni di morti, ottenendo il primato del più grande assassino della storia della umanità. Presidente Mattarella, arrossisce o impallidisce? E se le faccio il nome di Norma Cossetto, la cui ascesa al cielo ricordiamo in questi giorni, arrossisce o impallidisce? E se le ricordo che Norma fu torturata, stuprata, uccisa, amputata in diverse parti del corpo ed infine infoibata dalle canaglie partigiane comuniste, arrossisce o impallidisce? Presidente Mattarella, fin quando ella non onorerà il sangue dei vinti, non potrà mai essere il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani.